Questo programma è offerto da Crea, arreda con te. Enrico! Zio, tu mi devi dire a che cosa servirà la geografia? Adesso c'è il tomtometro. Ma dai, 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 che lo sai. Allora è a nord, è a sud, fa freddo, c'è il ghiaccio. Ho capito, zio, ma io preferisco la storia. Ricordati che il fascino del passato non ha prezzo. Sì, soprattutto per uno come te che non ha futuro. Dai, allora, sono due. Uno a nord, uno a sud, c'è il ghiaccio, fa freddo, ci sono gli orsi, ci sono i pinguini. Oh, non mancherei per niente al mondo, ragazze. Sapeste come mi siete mancate? Non vedo l'ora di rivedervi. Alle 20? Ok, sì, sì, mercoledì alle 20. Sì, sì, mi accompagna Enrico, lui sarà felicissimo di accompagnarmi. Oh, Marianna, se non ci fossi tu a organizzare queste rimpatriate. Ciao, Marianna, ciao. Enrico, era Marianna, indovina. Era Marianna, indovinato? Ma sì, ma indovina cosa voleva. Voleva fare una bella rimpatriata tra vecchie amiche. Quali? Quelle compagne di scuola, quelle ancora vive. Enrico, dai, non fare sempre lo spiritoso. Le mie vecchie compagne di... Di corsi per acquedutismo. No. Salto con l'asta. No. Tiro alla fune. No. Ci sono, Polo. Bravo, il mio nipotino adorato. Enrico, ti ricordi le criniere pazze? Ci rivedremo tutte mercoledì. E immagino che io ti dovrò accompagnare, giusto? Vabbè, se non vuoi, Enrico, non importa, prenderò l'autobus. Tanto sul 312 se sono solo drogati e maniaci. Mal che vada, mi metterò vicino l'autista. Tanto lui è solo alcolizzato e almeno le mani le tiene sul bicchiere. Questa Marianna mi sta simpatica come una cica attaccata ai capelli. Dai, zio, ti parlo del Polo. Dai, adesso trasferiamoci. Sai cos'è che a casa mia c'è un po' di macello, no? Ma no, cambiamo argomento, dai. Enrico, allora dico a Marianna che mi accompagni? Sì, scrivi, la fossa delle Marianne. Avanti, Enrico, non ti chiedo mai niente. Ma come niente? Se una settimana ti ho accompagnato alla conferenza Soia e Felici, al corso di psicologia per gatti abbandonati. Ma perché fai sempre pesare quello che fai per me? In fondo, cos'altro avevo mai chiesto in questi anni, eh? Una cisterna di sangue. Oh, insomma, Enrico, mi accompagni o no? Ma io domani ho un impegno importante. Oh, la tua solita gara di bocce. No, quella dopo domani. Domani ho il mio rito scaramantico. Quale? Sdraiarmi sul divano per ore in silenzio guardando la televisione. Mi porta fortuna. Scusa, zio, ma non è quello che fai ogni giorno? Sì, ogni giorno io me lo ripeto. Ma che fortunato quell'uomo che ha sposato Margherita. Quando fai così, Enrico, mi dai così sui nervi, sempre lì a cambiare discorso. Ma scusa, Margherita, ma perché non fai venire qui le tue amiche? Io sto buono, in silenzio, mi guardo il mio DVD e voi potete parlare negli intervalli pubblicitari. E da quando in qua c'è la pubblicità sui DVD? Ah già, è vero. Beh, ma potete anche uscire, in fondo siete donne emancipate, indipendenti, direi anche un po' anziane, ecco, potete andare al supermercato, andare alla lavanderia a gettone. Vabbè, se sono di troppo vado via, eh. Tanto la geografia non mi serve a nulla. Sai cosa ti dico, Enrico? Sono stufa! E quando Margherita dice basta... Oh, mamma! Quando Margherita comincia a parlare in terza persona, allora sono guai. Oh, se avessi avuto la patente, a quest'ora sarei a folleggiare in giro per il mondo con la tua utilitaria. Ma avresti avuto un problema subito giù in garage. Sensi di colpa? No, con la retromarcia. Sì, sì, fai pure lo spiritoso. Io sarei come Thelma e Louise.
giù nel burrone. Bene, ho perso fin troppo tempo. Dovevo pensarci prima a rendermi autonoma, indipendente. Ora ti farò vedere. Vabbè, dai, non fanno una tragedia. Oh, pensa quante vite hai risparmiato, quanti soldi abbiamo risparmato dal carrozziere. Sempre le solite battute maschiliste. Ma no, il carrozziere l'avresti pagato tu, eh. Enrico, vedrai, ti dimostrerò di essere autonoma, indipendente. Vado a iscrivermi in una scuola guida. Tre, due, uno. Enrico, mi accompagni? Vero che ti devo essere sempre utile, va? Non è vero, mio caro. Se avessi avuto la patente sarei andata a scuola guida da sola. Giusto, saresti andata a scuola guida da sola e non sarebbe mai arrivata. Avanti, signora. Enrico, ero così agitata che sono uscita con due borse. Io penso non avevo chiuso a chiave, l'avevo lasciata lì. Enrico, lo sai che mi sento felice come una bambina al primo giorno di scuola? Sì, solo che adesso vuoi guidare la scuola bus. Enrico, dai, cominciamo subito a studiare. Oh, lo sai che mi sento più giovane di 30 anni. Ma si vede, guarda anche l'aspetto, non dimostri più di 80. Guarda, Enrico, qui ci sono solo da mettere delle crocette. Guarda, è meglio se ci metti una croce sopra. Dai, Enrico. Va bene, ti aiuto. D'altra parte bisogna tutelare chi ti sta accanto da tanti anni. Grazie, Enrico. Guarda, eravamo felici. Come eravamo? Io non c'ero. Infatti, io e la mia macchina. Dai, su, Enrico, rimettiamoci a studiare, su. Va bene, dai. Ripassiamo gli strumenti. Allora, sì. Com'è fatta una macchina? Sì. Quattro ruote, sì. E una di scorta. Poi c'è il volante. Sì. Il volante, nonostante il nome, non vola via. Bisogna tenerlo ben stretto. Tu da piccola giocavi con l'arco? No. E gli indiani non ne sai niente. Ci sono le frecce. Questa è una cosa che alle donne fa un po' di difficoltà. Poi un altro problema. Le mani. E con questo è tutto. Ora sei ufficialmente pronta per sostenere l'esame di guida scritto, che avverrà esattamente tra un'ora. Olio, aceto, sale, unetto di prosciutto. Prima, seconda, retromarcia, alza. Margherita? Ma cretino, spostati, no! Non vedi che è verde! Margherita! Enrico, dove sono? Devo andare a dare l'esame! È tardissimo, Enrico! Io vado! Enrico! Sarai orgoglioso di me! Ti dimostrerò di essere una donna autonoma che non ha bisogno di nessuno! Ciao, Enrico! Brava. A stasera! Ciao. Vedrai come sarai orgoglioso! 3, 2, 1. Enrico, ma accompagni. C'è un UFO nel tufo, ma di te non ero stufo. Ma sì, aperto, avanti. Ciao zio, ti andrebbe di aiutarmi con la mia ricerca di economia? Dai zio. Ma non mi hai detto che non ho ancora deciso se iscriverti all'università? Sì, ma intanto mi preparo. Pensa che ho letto che ormai in tutte le scuole si dovrà fare economia, zio. Forse bisognerebbe risparmiare sugli alunni inutili. Oh, ma zio, devi ridare l'esame per la patente. Ma no, gliela zio. Dai, ti hanno tolto tutti i punti, ma potevi no. Dirmelo. Ti avrei dato i miei. Tu lo sai che in cambio di qualche piccolo favorino mi sarei immortalato per te. Prima di tutto si dice immolato, poi i tuoi favorini so che hanno sempre almeno due zeri. No, no, è tua zia, il libro ha dato l'esame 2 ore fa. Ah, com'è andata? E non lo so ancora. Mi ha detto che ha finito, che le danno un passaggio per tornare a casa, ma sai che sia promossa tua zia, ma la probabilità è 1 su 1 milione. Potresti scommetterci la faccia. 10 euro, zio. Dai, d'accordo. Dai, 10 euro. 10 qui. Dai. Vai. È andata. Bene, non ho fatto nessun errore. Sei la zietta migliore del mondo. Ma sei sicura che non fossero tutte sbagliate?
Sai, a volte è facile fraintendere, un po' come per l'esame del sangue. Ti dicono, sì, è positivo. Poi guardi bene, c'hai 2000 di colesterolo. E cosa vuol dire? Vuol dire che se magari sei positiva, la bocciatura... Enrico, domani ho l'esame di pratica, ma non sei contento per me? No, sì, certo, Maria, ti prego, stai qui seduta vicino a me, lascia che ti spieghi una cosa. Sì. Sai quanti svantaggi ha avere un'auto? Oh, cioè, certo che lo so. Allora, pagare il bollo, pagare l'assicurazione... Ma tanto paghi tu, Enrico! No, ma io intendo il traffico. Immagina quanto tempo prezioso trascorrerai in fila. Tempo che potresti dedicare al parapendio, all'acqua gym, a me. Non ci avevo pensato, Enrico. Vedi, per non parlare poi del parcheggio. Ma lo sai quanto tempo si perde a cercare un parcheggio? Sommandolo in tutto saranno almeno 10 anni di vita. Dico che forse hai ragione. La strada è un luogo incerto, insicuro, pericoloso. È una giungla, credimi. Mi hai convinto, Enrico. Guarda, rinuncio alla macchina. Guarda, non la voglio più. Ecco. Ah, sono contento. Dico queste cose perché ci tengo a te, capisci? A te io ci tengo e ti voglio salvare da un destino crudele. Sei? Ma non dico a te, alla macchina. Oh, Enrico! Buffo nel tuffo, ma di te non ero stufo. Ma non si trova mai niente in questa casa. Enrico, sono tornata! Ah sì? Dove eri andata? Ho dato l'esame di guida, sono passata! Ma non ti avevo convinto a non prendere la macchina? Sì, ma ho pensato molto a quello che mi hai detto ieri, sai, avevi ragione. Prendere l'auto sarebbe stato un grosso errore. E allora? Ma cosa hai fatto? L'auto no, ma la moto sì. Vuoi vederla? L'ho posteggiata vicino alla tua macchina. Enrico, io adesso vado, eh. Devo farmi vedere dalle mie amiche. Ma no, io la moto ho paura. Margherita, io ho sempre avuto paura delle moto. E poi non sto bene con la bandana. Vediamo come sto. Però, non sto neanche male con la bandana. Ma io ho sempre avuto paura delle moto. Vabbè, un fatto positivo c'è in tutto ciò. La mia auto è salva. Come non detto.